Salute patatine e patatine e benvenuti nei preferiti di giugno! Per questi preferiti di giugno non ci sarà tanto make up, questo perché non ho fatto grandissimi acquisti e quindi diciamo che i preferiti si sono cambiati rispetto alla volta scorsa, perché sto comunque riutilizzando le cose che ho per non lasciarle lì a morire, per cui sì, sono cambiati, però comunque non sono tantissime perché utilizzo più o meno le stesse cose, se non due o tre cose che ho cambiato ultimamente. Quindi iniziamo subitissimo col make up. Queste due barra, queste tre perché ho due doppioni, sono le mie preferite di questo mese e credo le matite, le Kajal nere preferite di sempre, che fino a che non proverò una Kajal formidabile. Perché? Allora, io ultimamente col ginocchio non posso sforzarlo tantissimo, direte, ma cosa c'entra il ginocchio? Come saprete, almeno chi mi segue appunto sempre su soliti social network dove pubblico qualsiasi cavolata, cioè Instagram, Facebook, eccetera, eccetera, sa già che ho acquistato, che Andrea ha acquistato le mountain bike tempo fa per poter andare appunto in giro, per poter dimagrire almeno un pochino, tonificarci o comunque passare un po' del tempo insieme e fare qualcosa di diverso. Appunto, ha comprato queste mountain bike, lui la sta sfruttando da un sacco. Io appunto, avendo questa pecca del ginocchio, non ho potuto sfruttarla più di tanto perché non posso neanche sforzarlo tantissimo. Ritornando alle matite, allora, siccome non esco mai struccata, o almeno quando esco è perché proprio me ne frego e non c'ho voglia di truccarmi, comunque mi piace come sto, nel senso, ci sono quei giorni che mi sveglio e dico vabbè, mi piace anche così, ed esco struccata. Quando non capita, cioè che mi sveglio male, almeno qualcosa mi devo mettere, per cui vado a mettermi la Kajal matita, la classica matita nera, più questa qua che è appunto Rockstar, che dovrebbe essere un viola, anche se è un viola prugna. Applico questa matita, queste matite, per riempire un po' l'occhio, e quando vado in bicicletta, comunque sudo, eccetera, eccetera, molto spesso mi tocco il viso e rimane là fino alla sera. Io mi trucco la mattina, poi la sera andiamo a farci, pomeriggio, sera, dipende da quando è a casa, comunque andiamo a farci un giro in bici, e quando sera tardi che mi vado a struccare, la matita nera ancora lì non è colata, cioè nella prova vivente adesso questo make up che è pomeriggio tardi e l'ho fatto stamattina presto. Comunque sia, non ho mai avuto problemi di lacrimazioni, eccetera, eccetera, però comunque sia mi tocco spesso il viso. Quando me lo tocco con altre Kajal faccio un pastrocchio, cioè mi faccio la linea stile soldato, insomma. Mi sto trovando benissimo con questa qua, che è appunto la Glide On Eye Pencil di Urban Decay. Questa qua appunto è la Zero, che è quella nera, e questa qua è la Rockstar, che è quella appunto viola, dovrebbe essere. E niente, mi sto trovando benissimo con queste. Rimanendo sempre in tema Urban Decay, la palette che sto utilizzando al posto delle Naked, mi sto trovando benissimo con Teodora, perché al posto della Naked utilizzo questi colori che sono secondo me alla portata di tutti i giorni, nel senso non faccio quei trucchi esagerati, anche perché se sono di fretta mi trucco col solito marroncino nella piega. Questa contiene anche appunto questi colori che sono già più sgargianti, e quando voglio esagerare prendo, siccome la cosa figa di questa palette è che si staccano questi ombretti, quindi sono veramente comodi, vedete che si è staccato, si staccano tutte queste cialdine e potete cambiarle. Se avete di culo anche Glinda, potete cambiare con Glinda, quindi alternare i diversi colori e portare un'unica palette magari in giro, insomma, o averli tutti in un'unica palette senza stare ad aprire due palette, tre palette, quattro palette, insomma, tutto in uno. Io penso che quando andrò comunque al mare non mi porterò mille trucchi, magari posso fare un miscuglio di queste palette per avere qualcosa da portare in giro, un già più colorato, per non avere sempre il classico marrone, quindi userò Glinda per quei colori un po' più accesi, vivaci, insomma. Quindi Teodora è la mia preferita. Niente, mi trovo benissimo. Questa volta il mio rossetto preferito, ebbene sì, non ho su la tinta per labbra di Lime Crime, direte oddio, come mai? Questo che ho su è il Ruby Woo di MAC. Lo sto riconsiderando, l'avevo acquistato e poi l'ho lasciato lì nella postazione perché appunto utilizzando la tinta o magari anche altri colori comunque non lo stavo più cagando, poverino. Quando l'altro giorno ho detto ma sì, ma fammelo provare di nuovo, e mi sto rinnamorando, diciamo che l'ho comprato e ho detto cacchio, però è veramente il Ruby Woo, nel senso il grandissimo Ruby Woo di cui tutte parlano, è veramente un gran rossetto. L'unica cosa fastidiosa di questo rossetto è la stesura. Se avete le labbra secche non è il massimo, perché tende ad evidenziare le pieghette appunto nelle labbra. Io ho le labbra abbastanza idratate, non soffro tantissimo di pellicine, quando ne soffro utilizzo l'abracadabra e va via tutto, però durante il giorno se ho su comunque
qualcosa come rossetto non mi dà fastidio, non si seccano, per cui questo qua non mi dà problemi, mi sto trovando benissimo. Al posto della tinta per labbra lo sto utilizzando perché non voglio finire la Line Crime, per cui me la tengo lì, la Velvet Eyes, e questo qua è un ottimo sostituto e mi piace veramente tantissimo. Ahimè, il make up è finito, io passo per la cura del corpo. I miei preferiti sono questi, che sono di Sabon. Se avete visto il mio video di review Clarisonic più Sabon, sapete di cosa sto parlando. Se non l'avete visto, vi spiego in sintesi che cosa si tratta. Sabon è una marca stile Lush. Sabon è una marca che ho trovato a Milano. Andando a Milano con mia madre, ci siamo imbattute in questo negozio che ci ha attratta dal profumo, insomma. Questo profumo che abbiamo fatto tipo... che cos'è? Oddio! Abbiamo visto tutti questi saponi, questo profumo, queste creme. Siamo entrate subito. Al centro di questo negozio c'era questo coso gigante, questo... come dire, questo barile gigante, ovviamente aperto, con due rubinetti. Lì la tipa ti faceva provare in pratica i prodotti, quindi creme, scrub, eccetera eccetera, te ne faceva innamorare per poi acquistarli per forza, perché non potevi non acquistarli. E io mi sono innamorata di questa crema, che è appunto una crema che sto utilizzando tantissimo nella mia skincare dopo il Clarisonic, che è la crema per le pelli miste. Questa qua è la rosa del deserto ed è fantastica. Non dobbiamo tanto dare la colpa alle creme se non funzionano, ma quanto come puliamo la nostra pelle. Io con Clarisonic mi sto trovando benissimo perché appunto mi prepara la pelle alla crema che vado a mettere dopo, quindi alle cose che gli vado a mettere dopo, e quello che gli vado a mettere dopo ultimamente sta facendo un sacco di effetto. Questa crema veramente me la sto mangiando, come potete notare non è neanche 2 mesi che ce l'ho, insomma non è tantissimo, ed è già a metà, insomma. È fantastica, non è ovviamente tanto profumata perché si concentra di più sull'efficacia che va a dare alla pelle, per cui non è tanto profumata, non sa tantissimo di qualcosa in particolare, profuma come una normale crema. Le altre, se volete un profumo, vi consiglio queste cose qua che sono fantastiche. Questo è il body scrub al cocco e vaniglia e questo è il sorbetto barra crema al cocco e vaniglia. Sorbetto è una crema chiamata sorbetto perché si può tenere in frigo e appunto arriva ad avere questa consistenza stile sorbetto, che quando l'andate a stendere è molto piacevole alla pelle, specialmente d'estate, perché appunto si rinfresca tantissimo e idrata tantissimo, non unge la pelle, si assorbe facilmente e lascia la pelle profumata per più di 3 ore, che è una cosa d'estate fantastica, perché di solito gli odori vanno via col caldo, evaporano. Sotto la doccia utilizzo il body scrub sempre cocco e vaniglia, che è appunto i sali del Mar Morto, con questo olio cocco e vaniglia, con queste essenze profumatissime. Dovete provarlo, se potete dovete provarlo. Sabon si può acquistare anche online, quindi trovate Sabon su www.sabon.it e non c'è tutto, dovete avere culo, diciamo, per trovare la roba, perché ho notato che alcune cose vanno e vengono, però comunque sia potete trovare quasi tutto sul sito se non avete Sabon dintorni, e dal sito potete notare dove c'è il vostro Sabon più vicino a casa vostra, insomma. Televendita, cioè nel senso, andate a guardare dal sito, trovate tutto lì. Altro preferito del mese è la maschera Energy Mask di Kiko. È questa maschera nera simpaticissima, più che d'effetto, devo dire che è molto simpatico fare questa maschera, perché appunto essendo nera vi diverte un sacco, almeno io mi sono divertita tantissimo ad andare in giro per casa con questo viso nero, al nero di seppia quasi. Niente, questa è una maschera appunto di Kiko, è energizzante. Non so se mi ha reso la pelle più energizzante, come potete notare, proprio nera. Però comunque sì, mi sto trovando bene perché la tengo su 15 minuti, quindi dopo mangiato mi vado a fare la mia skincare e poi applico la maschera. Dopo la maschera, cioè, trovo la pelle sì migliorata, però non è questo granché. Non so se è più energica la mia pelle, non gliel'ho chiesto, però comunque sia è sempre una maschera, quindi i suoi benefici li farà. Io mi sto trovando bene perché mi piace come mi lascia la pelle, quindi molto morbida e più lucente, quindi magari energizzante sotto quell'aspetto. Però più che energizzante, mi piace un sacco proprio il farla, perché ha questa consistenza nera, questo colore nero che mi diverte tantissimo, per cui consiglio se volete passare una maschera diversa dall'altra. Altro prodotto preferito per la cura del corpo è l'epilatore della Rowenta, per chi non si accontenta. Questo qua è il Fresh Extreme della colorazione gold, perché come potete notare degli inserti gold dorati. Niente, questo qua è un epilatore che contiene 3 testine all'interno, più questa che è attaccata su, ed è un esfoliante, una rasante, insomma, che vi rasa, e un'altra per la zona bikini, non so come spiegarvelo, e ha queste testine che si staccano in questo modo, quindi schiacciate il bottoncino laterale e si stacca, voi alternate le testine. Perché parlo di questo prodotto? Io sono una che ha sempre fatto, fino a 4 anni fa, la metta. La metta che mi portava un sacco di problemi perché
mi creava peli sotto pelle, pelle irritatissima, quindi un sacco di puntini neri nella zona delle cosce, dietro delle gambe, soprattutto perché era quella che comunque stavo magari sempre più seduta, quindi si irritava di più. E con la lametta non era un piacere da vedere, una bellezza da vedere. Per cui ho smesso di fare la lametta e ho incominciato ad intraprendere la strada della cera. La cera sì, mi ha aiutato, però devo dire che non mi sta aiutando, non mi ha aiutato come mi sta aiutando questo. Questo l'avevo comprato 4 anni fa, 3 anni fa, insomma, mi ricordo adesso. L'ho usato mezza volta perché mi faceva tantissimo male e l'ho ributtato nell'armadio. Ultimamente lo sto utilizzando perché non ho tempo di farmi la ceretta, perché ci vuole troppo tempo e da sola è veramente una tortura farsela. Con questo mi sto trovando benissimo perché in mezz'ora riesco a farmi le gambe e me lo faccio una volta alla settimana. Una volta alla settimana non mi crescono peli incarniti perché grazie allo scrub di Savon sto esfoliando la mia pelle. Quindi è veramente, questi due sono due prodotti eccezionali che straconsiglio se volete un'epilazione perfetta e sempre. Comunque non sono obbligata a portare quella volta al mese i pantaloni per dover far crescere comunque i peli eccetera eccetera, no, io ogni settimana quando vedo che crescono me li strappo con questo. E il dolore insomma qua dipende da persona a persona, non sono una che si lamenta, riesco a star là, poi comunque dopo un po' la pelle mi si addormenta e non me ne accorgo neanche. Per cui Roventa Fresh Extreme è la scatola dorata, praticamente non so se adesso è ancora in vendita, l'ho comprata comunque 3 anni fa più o meno. Quindi non so se ancora, adesso ce ne saranno altri che potete usare anche sotto la doccia, eccetera, eccetera. Adesso non so, magari alcuni di voi lo utilizzano. Io l'ho riscoperto, quindi mi sto trovando benissimo ed è il mio preferito del mese. Credo di tutta l'estate, di tutto l'inverno, perché se veramente in una volta alla settimana poi ho sempre le gambe lisce, mi faccio anche la zona bikini con questo, perché veramente dopo un po' i peli si indeboliscono e quindi non sentite più niente. È da provare. All'inizio soffrite, però poi dopo non sentite più niente. Sì, erano i miei preferiti, ragazzi. Non ho tantissimo, ahimè. Questi preferiti sono un po' fiacchi, però comunque sia, spero che vi siano comunque piaciuti e vi abbiano comunque portato un po' di aiuto. Se magari qualcuno di voi volesse acquistare questi prodotti citati, sa come mi sono trovata io. Ovviamente ripeto sempre, parere personale, poi magari qualcuno di voi possono non piacere. Sono i preferiti del mio canale, piacciono a me, poi sta a voi vedere se anche a voi piacciono. Io con questo vi saluto e vi mando alla posta di gloria e ci vediamo la prossima volta. Ciao patatine e patatini! Caldo apocalittico. Iniziamo con i saluti per la posta di gloria. Allora, iniziamo con Marina Catalano, Peli da Veli, Monja Juini, Adele Zelatis, Andri Adi, Sabrina Devanna, Cristina Lupi, che mando un bacio, Chiara Bevilacqua, Jennifer Cry, Martina Love, Nia, Jessica Snail, Marilena, Marica Stabile, Lavetti Love, Sharon Amarante, Tia 7945, che è una patatina che utilizza il nick di sua madre e lei vorrebbe aprirsi appunto un canale e vorrebbe un consiglio da voi patatine su come chiamare il suo prossimo canale. Quindi qualcosa di, non lo so, un nick magari make-up-oso, non lo so, insomma, dateci dentro, scrivete qua sotto nei commenti secondo voi quale nick potrebbe usare questa patatina, insomma. Makeup Art, Nails Lale, Atenas Makeup, che mi supportava su Facebook tempo fa quando ero un po' giù, quindi mando un bacione. Giulia Gottardo, Diana GF. Volevo pubblicizzare, ovviamente non metto link, ve lo dico, come sempre, il blog di wonderbeauty26.blogspot.it, che è simile al mio blog, quindi sempre di Blogspot, però appunto prima di www eccetera eccetera dovete scrivere wonderbeauty26, wonder come Wonderland con la W, e questo appunto è il blog di questa patatina. Francesca Ciao, Daniela Di Leo, Daniela Riri, Viola, Tosticina02, Anni Tomassi, Chiara Morittu, Kakitti Kiss, Marta, Matuzza Visca, che voleva anche lei pubblicità, quindi se vi interessa andate a guardare anche Matuzza Visca, scrivetelo in cerca. Vanessa Vinzio, Fede Cozzolino 01, Rosa Lilla, Silvia Kawai, Francesca Pechegno, Mario, Marcy Makeup 92, CHR Minu Me Elest, spero di averlo detto giusto, Samantha Palumbo, Nene Nenina, 83 Friu, Nelinia, Ambra March con la CH e Raffaella. Se ci sono nuovi saluti saranno nella prossima posta di gloria. Intanto la posta di gloria per questa edizione è finita e ci rivediamo al prossimo video. Ciao patatine e patatini!